A Giulianova visita istituzionale dell'assessore alla sanità Nicoletta Veri al comune e soprattutto presso il nosocomio costiero. A margine dell'incontro l'assessore ha parlato anche del rischio zona rossa per l'intero Abruzzo, questo a causa dell'aumento dei ricoveri ospedalieri per Covid e i numeri dei contagi nelle zone rosse nonostante le restrizioni in vigore. Purtroppo la regione Abruzzo, come voi sapete, è stata colpita dalla variante inglese in modo particolare. I nostri risultati purtroppo incidono il 70% come casi positivi e questo ha prodotto un'impennata e quindi una possibilità purtroppo di avere maggiori contagi. Ma abbiamo messo in atto un'attività preventiva grazie ai dipartimenti di tutte le ALS della prevenzione, per cui attraverso il tracciamento abbiamo circoscritto tutti i casi. Sul fronte dei vaccini, la regione Abruzzo ha deciso di riaprire la piattaforma per le registrazioni degli over 80 disabili e persone fragili. Ho avuto io personalmente delle richieste e questo mi fa piacere perché vuol dire che la piattaforma ha funzionato, la piattaforma è entrata nelle case di tutti i nostri utenti, di tutti i nostri assistiti. C'è stata una richiesta perché alcuni non avevano ancora aderito a questa piattaforma e quindi dando questa possibilità. Attraverso questa riapertura per avere un'aderenza maggiore sul territorio. I vaccini sono sempre pochi, sono pochi, ne vorremmo molti di più perché abbiamo organizzato, in questo caso nell'azienda ALS di Teramo, che è stata la prima a dare le risposte nelle vaccinazioni, un programma capillare, grazie anche all'accordo che andremo a firmare in questi giorni con i medici di medicina generale, e quindi avremo una possibilità di entrare su tutti i territori, in modo particolare qui a Teramo, su tutti i comuni.